di pomeriggio 216, ben ritrovati dopo la fascia pubblicitaria su Sella TV. Adesso continueremo a parlare di Natale, infatti avremo qualche sorpresa soprattutto per i bambini. Infatti appunto è proprio di bambini che vogliamo parlare. Sono qui con l'insegnante freelance e la terapista comportamentale Vanessa Grasso. Ciao Vanessa, grazie di avermi invitata, buon pomeriggio a tutti quanti. Oggi siamo due Vanesse. Esatto. Two is meglio che one. Esatto. Allora, parliamo di bambini, giusto? Esatto. Questo è il tuo lavoro, raccontaci un po' di che cosa ti occupi e soprattutto che cos'è Van Education. Esatto, io infatti sono fondatrice di Van Education e insieme faccio sia l'insegnante freelance, come hai ben detto, e faccio anche la terapista comportamentale. Che cos'è in poche parole? Allora, l'insegnante freelance sostanzialmente è un insegnante che non lavora in questo caso tra le mura scolastiche, io ho lavorato come insegnante, ma attualmente lavoro privatamente, quindi attraverso appunto anche terapie, mi dedico sempre all'apprendimento, attraverso homeschooling, scuola parentale e tutto ciò che è parallelo ma anche alternativo alla scuola. Mentre invece per quanto riguarda le terapie comportamentali, chi è il terapista? Fondamentalmente il terapista è una persona che cerca di incrementare, implementare dei repertori comportamentali socialmente funzionali a discapito invece di quelli dei comportamenti problema. Cosa significa? Diciamolo proprio tra di noi. Se un bambino, ad esempio, piange, urla o batte i pugni per terra perché vuole il suo gioco preferito, il lavoro del terapista è quello di lavorare affinché questo bambino impari tutta una serie di comportamenti che sono funzionali per chiedere il gioco. Siccome io lavoro tanto anche con i bambini con disabilità, i bambini con disabilità non sempre riescono a comunicare ciò che vogliono, quindi il compito del terapista è quello ovviamente di accompagnare questo bambino ad esempio a comunicare meglio, quindi a chiedere il gioco senza bisogno ad esempio di piangere. Oppure si insegna anche ad aspettare, l'attesa, perché tanti bambini vogliono tutto subito e a volte anche questa abilità bisogna svilupparla. Oppure, ad esempio, si insegna anche al bambino attraverso il rinforzo positivo a indirizzarlo verso il comportamento corretto invece che quello scorretto. Quindi, diciamo, non incremento e rafforzo il suo essere già concitato, ma invece lo accompagno verso il comportamento più funzionale. Certo, okay. E tu mi hai detto che ti definisci una mindful teacher. Esatto, allora, mindful teacher, se vogliamo proprio tradurlo letteralmente, è insegnante consapevole, quindi si parla di consapevolezza. Oggigiorno spesso sia adulti che bambini viaggiano col pilota automatico, imparano tante cose automaticamente e meccanicamente, le fanno meccanicamente e spesso non sono neanche consapevoli né dell'utilità di ciò che stanno imparando e né effettivamente il perché. Quindi va un po' a spegnersi quella curiosità che invece ci serve da adulti ma anche da bambini. E io sono una mindful teacher perché cerco invece di diffondere questa consapevolezza nei confronti dei bambini e ovviamente anche poi per il fatto che saranno adulti più consapevoli e quindi vivranno anche meglio le emozioni, perché con la consapevolezza si riesce a gestire maggiormente le emozioni ma anche il problem solving, quindi a risolvere i problemi magari utilizzando un'alternativa creativa ad esempio. E quindi, secondo te, qual è il modo migliore per aiutare e soprattutto incentivare l'apprendimento nei confronti di un bambino? Allora, secondo me la chiave è proprio la creatività. Quindi la creatività, la motivazione, proprio perché motivazione, ispirazione, aggiungono qualità alla vita. E secondo me l'obiettivo anche di un educatore, che sia insegnante, che sia genitore, è proprio quello di fornire tutti gli strumenti per poter raggiungere un certo grado di benessere e anche di serenità. Quindi io propongo una didattica di tipo creativo. Cosa vuol dire? Che invece di avere la solita lezione frontale con il quaderno dove il bambino scrive ore e ore il numero meccanico. Esatto, io invece utilizzo altri strumenti che possono essere, infatti io ad esempio sul mio sito pubblico tantissimi PDF, anche sul blog, dove incentivo anche gli insegnanti e i genitori ad utilizzare
tecniche e strategie creative, anche PDF e quindi schede però più creative, più coinvolgenti. Non è la classica scheda da compilare, ma ad esempio ci sono quiz, challenge. Che vediamo quasi. Esatto. Io poi ho diverse pagine social, come quella per esempio di Instagram, dove pubblico tantissimi contenuti per ispirare insegnanti e genitori che vogliono utilizzare dei metodi diversi, alternativi e più coinvolgenti con i bambini. Quindi condivido sia magari appunto PDF da scaricare, ma anche video tutorial dove si utilizza la manualità, si utilizza la creatività, l'arte, il disegno, insomma tante cose. Un po' Vanessa Patacca. Esatto, bravissima. Infatti tanti bambini poi anche quando mi incontrano mi dicono: tu sei Van Education, quella che fa tutti i video, i disegni. Sì, assolutamente, sono io. E quali sono i lavoretti che proponi che vanno di più, quelli più gettonati? Allora, io generalmente, soprattutto a livello di apprendimento, utilizzo tanto le flashcards e utilizzo infatti anche appunto le flashcards. Cosa sono? Sono o delle immagini o sono ad esempio anche i numeri sotto forma di cartellini, le lettere sotto forma di cartellini. Invece appunto di scrivere e basta, generalmente giochiamo con tutte queste flashcard, perché motivando i bambini si mantiene più alta la concentrazione e l'attenzione e l'apprendimento più divertente. Quindi sicuramente flashcards, ma anche i quiz, le challenge. I ragazzi più grandi ad esempio diventano assolutamente matti quando partono le sfide, quando partono le challenge, e è una competizione sana. Infatti si sfidano, però poi comunque collaborano, si aiutano anche tra di loro, è bello vederli, certo. Molto bello. Ecco, qui in video stiamo vedendo appunto diverse creazioni, diversi lavoretti, sì, che tu fai. Ma quanto lavoro c'è dietro a tutto quello che fai? Soprattutto come fai a fare questi video? Allora, c'è dietro tantissimo lavoro, molto più di quanto le persone immaginino, perché comunque quando crei un contenuto lo devi pensare, e quindi devi pensare anche all'obiettivo. Perciò cosa voglio fornire con questo video? Voglio che il bambino impari, voglio che il bambino si diverta, voglio che il bambino passi del tempo in allegria. Quindi c'è sempre un pensiero dietro, e poi c'è la ricerca del materiale, ovviamente poi io nel mio piccolo studio con la mia piccola telecamerina creo il video, lo registro, lo monto e poi lo rendo anche un po' accattivante, quindi non sono video di 45 minuti, ma sono magari video di 3, 4, 5 minuti che è alla portata di tutti e che spesso anche gli insegnanti fanno vedere all'interno delle classi grazie alla lavagna interattiva, e poi mi raccontano di come portano Van Education un po' in tutte le classi. Quindi sì, c'è tanto lavoro. Stupendo, complimenti. Grazie. Sicuramente sarai seguita da tantissimi bambini, ma non solo, perché insomma anche i genitori apprezzeranno tanto quello che tu fai per i loro figli. Ovviamente questa è la puntata prima di Natale, quindi esatto, tu immancabilmente hai preparato qualche lavoretto. Esatto. Infatti io proprio poco prima di dicembre ho pubblicato un esercizio di Natale dove ci sono tanti appunto esercizi sotto forma però ludica e divertente. Ho pubblicato anche un calendario dell'avvento che anche adesso su Instagram sta avendo comunque successo, perché ogni giorno pubblico un'attività creativa da fare, e tra le attività creative del calendario dell'avvento ne ho portate due per farvi divertire. Allora ve le presento, esatto, ve le presento velocemente. Allora, scaricando sempre appunto dal sito, quindi dal calendario dell'avvento, abbiamo questo primo gioco. Allora, c'è un albero di Natale e tu mi dirai: ok, ma è un po' triste. In effetti è un po' triste, allora cosa facciamo? Per decorarlo possiamo appunto stampare questi due dadi che sono da costruire. Io vabbè, li ho già costruiti per farvi vedere come funziona. Lanciando il dado si può appunto scegliere il colore e la decorazione, e facciamo un esempio: se lanciando il dado esce azzurro e lanciando questo dado come decorazione esce l'omino di pan di zenzero, io disegnerò sull'albero un omino di pan di zenzero azzurro.
piccolo. Se esce il rosso con la pallina di Natale, faccio una pallina di Natale rossa. È un po' divertente perché ci si può anche sfidare a lanciare il dado e a vedere che cosa esce. E chi lo realizza più bello. Esatto, super decorato. Poi se si vuole anche favorire l'apprendimento, si può utilizzare anche un dado con i numeri e quindi ad esempio disegnare tre palline di Natale, ad esempio esce il 3, tre palline di Natale rosse, due mini di pan di zenzero gialli e così via. Un altro invece molto divertente che ho creato è questo qui di Rudolf senza il suo naso. Tutti conosciamo la famosa renna Rudolf e io gli ho tolto il naso. E la cosa divertente è che i bambini si possono bendare e ritagliando il naso hanno tre possibilità per attaccarlo proprio al centro. Quindi se io adesso io qua l'ho già ritagliato per comodità, io bendata con gli occhi chiusi devo andare a centrare il naso ed è super divertente perché poi i bambini quando lo attaccano qua ridono tantissimo. Questo è un gioco poi da fare insomma in compagnia. Esatto, assolutamente. Poi comunque sul calendario dell'avvento ci sono tantissime altre attività creative, giochi, dai classici tombola bingo eccetera a quelli un po' più particolari. E quindi così anche video tutorial che trovate sempre su canale YouTube. Beh, direi lavoretti divertentissimi, sì. Soprattutto appunto per le vacanze natalizie, dove magari insomma siete con i nonni, con la famiglia, volete un po' rilassarvi, parlo ovviamente in questo caso ai bambini che ci stanno seguendo e devo dire che insomma sarà comunque un'attività anche per coinvolgere la famiglia, per stare un po' insieme, magari se non si ha in questo periodo di Covid, magari alcuni partono, alcuni stanno nelle proprie case, invece che fare questo gioco con i compagni si può fare anche in famiglia. Assolutamente c'è sì. Il posto di mosca cieca, c'è l'arena cieca, esatto. La chiamiamo. Esatto, Rudolf senza naso. Allora esatto. Vanessa ti ringrazio. Grazie a voi, grazie mille. Per questi lavoretti diciamo speciali, per aver pensato a queste cose, sicuramente avrai ottenuto tantissimo seguito perché i lavoretti sono davvero interessanti. Grazie mille. Grazie a tutti per averci seguito, noi ci rivediamo tra un minuto dopo la pubblicità e parleremo ovviamente di outfit per le feste.